Mister, molta amarezza quest'oggi per questo 3-3. La squadra non è stata brava nel tenere due gol di vantaggio nel finale e il Budoni ha raccolto questo pareggio. Sì, sembrava la partita chiusa al quarto d'ora alla fine, perché sul 3-1 a 15 minuti alla fine sembrava una partita finita, poi purtroppo l'abbiamo reperta facendo, insomma, ci siamo un pochino complicati la vita noi, dai, perché gli ultimi due gol secondo me erano quelle che si potevano evitare. Purtroppo ci sono stati e rimane rammarico, perché è una partita che comunque alla fine l'avremmo meritato di vincere. È stato un calo di tensione secondo te negli ultimi minuti? La squadra pensava di aver già portato a casa la vittoria? Non lo so questo, però so che è stato fatto un tiro molto da lontano, è stata una respinta e ci hanno fatto gol. L'altro, insomma, diciamo forse è un infortunio di Barbarossa e che purtroppo ha consentito di prendere questo rigore, perché sinceramente, insomma, sono due episodi che si potevano evitare, non c'erano tante, non era così difficile da evitare. Pure un po' di sfortuna magari tutto con il finale dell'episodio di Barbarossa e la costante, mister, che molto spesso il Trastevere viene raggiunto, no? Va in vantaggio e viene raggiunto. Tu che idea ti sei fatto di questo dato? Ma sì, queste sono un po' le statistiche, quindi è vero, ci sta. Noi ci siamo messi addirittura a tre dietro proprio per cercare di prendere anche meno gol, però puntualmente lo prendiamo, in una maniera o nell'altra lo prendiamo. Oggi devo dire che, ripeto, sono stati fatti dei gol un po' particolari, quindi diciamo che oggi sono stati degli episodi un pochino sfortunati. Mi auguro che questi episodi non si possano più ripetere. Grazie, mister. Grazie a voi.